Salve, benvenuti, ci troviamo nel nuovo laboratorio di pasticceria dell'IIS Crocetti Ceruli di Giulianova. Grazie all'allestimento nel laboratorio di attrezzature di nuova generazione è stato possibile ampliare l'articolazione di pasticceria del percorso di enogastronomia di due segmenti molto importanti e spendibili nel lavoro, ovvero la cioccolateria e la gelateria. Oggi prepareremo la base di gelato che conosciamo tutti, la base fior di latte, che è una base che serve per realizzare altre tipologie di gelato. E gli ingredienti che utilizzeremo sono latte, panna, zucchero, base addensante, latte in polvere e destrosio. Dobbiamo miscelare tutti gli ingredienti, quindi in un brick abbiamo messo il latte, aggiungiamo la panna. Naturalmente gli ingredienti devono essere di ottima qualità per avere un buon prodotto. Lo zucchero, la base addensante, il latte in polvere disidratato e il destrosio. E giriamo adesso tutti gli ingredienti. Una volta miscelato tutti gli ingredienti, dobbiamo portare il composto a una temperatura di 85 gradi grazie all'aiuto di un pastorizzatore. Il pastorizzatore ha terminato di far scendere la temperatura perché il composto è arrivato a una temperatura di 85 gradi e poi il pastorizzatore l'ha raffreddato ed è arrivato all'incirca 13 gradi o 13-10 gradi. Quindi adesso noi dobbiamo far uscire il composto. Col composto della base al fior di latte dobbiamo versarlo all'interno del mantecatore e poi far partire la macchina e dobbiamo attendere all'incirca 3 o 4 minuti. Mandiamo giù il gelato della macchina. Il gelato è quasi terminato, adesso aggiungiamo il cioccolato fondente al 70% tritato per realizzare la stracciatella. Il nostro gelato è pronto. Adesso lo togliamo fuori, gelato, mettiamo una vaschetta e poi dopo lo facciamo raffreddare ancora di più nella battitura di temperatura. Una volta pronto il gelato, lo mettiamo nell'abbattitore per farlo raffreddare. A meno 19 gradi, la temperatura di servizio del gelato di solito è intorno ai meno 14 gradi. Con il gelato pronto possiamo realizzare diverse preparazioni e oggi facciamo dei capricci utilizzando delle basi in wafer, lo riempiamo con il nostro gelato che abbiamo appena fatto con il gelato alla stracciatella e poi dopo lo glassiamo in superficie
del cioccolato fondente sciolto. Come vi ho detto prima, col gelato si possono realizzare diverse preparazioni di pasticceria e di gelateria, dalle torte gelato ai capricci, agli stecchi gelato oppure gelato biscotto. E adesso procediamo per la realizzazione dei nostri capricci. Con un addossatore di palline di gelato abbiamo immerso nell'acqua calda, prendiamo una porzione di gelato e riempiamo il nostro cestino di wafer. Immergiamo i nostri capricci col cioccolato fondente, attendiamo che si raffreddi un po', si rapprenda un po' il cioccolato, con il sac à poche di carta abbiamo riempito con il cioccolato bianco sciolto e ci facciamo la decorazione in superficie. Ok, e possiamo impiattare i nostri capricci.